Il Merletto di Burano è uno dei merletti più preziosi che esistano e ha avuto la sua culla qui in Venezia. Vanta 5 secoli di storia e di gloria. Ha vestito re e regine e tutte le corti d'Italia e d'Europa. Sono Lucia Costantini e sono una merlettaia di Burano. Io ne sono rimasta affascinata fin da piccola. L'ho appunto ripreso da adulta, e dopo aver frequentato la scuola Merletti, dopo aver frequentato un altro corso indetto da un consorzio che era stato aperto, con anche l'inserimento appunto di storia, di disegno, eccetera, per preparare delle merlettaie più complete. Perché dovendo ideare un lavoro nuovo che non segue i canoni tradizionali, quindi disegni che si sono ripetuti per secoli, bisogna saper interpretare quel disegno e quel progetto che si ha davanti, ma anche inizi ad avere delle competenze su come applicare i punti nei progetti moderni. Allora ho iniziato a studiare arte, a studiare disegno, a guardarmi un po' attorno, a visitare musei. Veramente mi si è aperto un mondo che non conoscevo. Dopodiché ho iniziato a inserire il colore, quindi vivo in un paese colorato. Non è soltanto il colore delle case, è proprio il colore che c'è nell'aria, perché la luce che riflette il cielo nel mare e del mare nel cielo crea veramente un effetto luminoso diverso. Ho iniziato appunto a inserire il colore, quindi policromia. Poi, al di là dell'innovazione stilistica, della policromia, ho iniziato a lavorare anche con materiali diversi, ovviamente. Questo era il mio obiettivo principale, riuscire a far produrre delle cose anche alle mie allieve, che siano oggetti artistici, oggetti preziosi, in modo da rivalutare quello che è la lavorazione in se stessa. Il merletto ad ago veneziano, meglio conosciuto come Merletto di Burano, ha sempre avuto questa caratteristica nei secoli di rinnovamento. Quindi Venezia si è sempre dovuta rinnovare e nei vari stili, non lo so se poi avrete modo di vedere al museo, dal reticello al punto tagliato fogliame, al punto rosa, al punto neve, sempre più miniaturizzato, al punto Burano, che è quella rete diafana. Si è sempre rinnovato, sempre inventato ed è sempre rimasto il top del merletto in Europa. Praticamente questi ultimi 40 anni li ho dedicati all'esplorazione di che cosa e come si può realizzare con il merletto. È il punto massimo per questo merletto essere lavorato con l'oro, perché è talmente prezioso, è talmente lunga la fase di apprendimento, le fasi di lavorazione, e questo volevo trasmettere alle allieve. Ho curato un corso per la regione, che è molto importante perché abbiamo un territorio molto ricco e quindi anche abbinare le varie arti per creare degli oggetti nuovi, appetibili, credo sia un'ottima idea.